La globalizzazione è stata una utopia, parola difficile, una ideologia, si pensava all'uomo nuovo, a un mondo nuovo, un disegno diverso del mondo, con il mercato sopra e la politica sotto, il mercato e la finanza sopra e gli stati sotto. E tutto era, doveva funzionare, nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni. È durato 30 anni e si è schiantato, e lo vediamo prima con la pandemia che deriva un po' da quello, con la guerra e poi sarà con l'inflazione e altro. Costrette le nostre imprese a competere con imprese che non avevano regole. Il tema e l'argomento, il tempo è oggettivamente azzeccato e credo che da parte di tutti i giovani anziani a Trento e altrove ci sia interesse per capire cosa è stato e cosa può succedere. Per essere chiari, siccome Google non perdona, tutti i nostri capi ideologi, scienziati, Soloni, eccetera, la domanda è: ma tu dove eri un mese fa, un anno fa? Qui siamo e cerchiamo di capire. Tanta coda come per tutti gli eventi di ieri e di oggi. Il festival sta dimostrando di essere un successo formidabile. Io penso che devi collegare il territorio dove stai con il futuro, devi fare politica, ma dal lato giusto e buono della storia. Non puoi pensare che tutto sia nella finanza, che tutto sia sulla rete. Torno a dire, il posto dove stai, la tradizione da cui vieni e naturalmente quello che vuoi avere per il futuro.